siamo a Pisa alla presentazione abbiamo creato questa occasione attorno alla presentazione del libro di Wolf che si chiama La danza delle mozzarelle, con lo scopo di allargare il discorso così come ha fatto Wolf nel suo libro. Cioè si parla stasera di alimentazione, si parla di riappropriazione di terre e recupero di patrimoni pubblici abbandonati, ma se ne parla contestualizzando questo argomento. Questo perché è un po' la nostra caratteristica come sezione comunista Gramsci-Berlinguer per la ricostruzione del PC. Sentiamo che in questa fase e gli ultimi risultati elettorali ce lo confermano, che c'è una forte disgregazione della rappresentanza a sinistra, c'è un popolo di sinistra disperso che non si riconosce e che non ha un partito di riferimento, e questo credo che si senta molto anche nella carenza di analisi che c'è nei confronti dei fenomeni. La mancanza di un intellettuale collettivo che per noi è il Partito Comunista porta poi a considerare le cose che succedono come fatti slegati uno dall'altra, la difficoltà che ci sono a mettersi insieme per creare delle lotte, per creare delle giuste rivendicazioni, in questo momento ne è una prova. Wolf parte dalla critica a una narrazione che si fa dell'alimentazione che è quella di Oscar Farinetti, questo boss di Italy, che parte da delle istanze giuste, cioè parlare di buona alimentazione, parlare di buon cibo, parlare di recupero di tradizioni, parlare di campagna, parlare di coltivazione, e tutto questo è assolutamente giusto. Il problema è come viene fatto e con quali obiettivi, nel senso che ha una narrazione rivoluzionaria per cui attraverso il piatto si arriverebbe alla rivoluzione. In realtà Farinetti arriva a mettersi solo in tasca dei gran bei soldi, passando poi dipingendosi da rivoluzionario ma prendendo gli accordi con i poteri forti del paese, dalle maggiori banche, a per esempio le realtà della Coop. La Coop, che noi qui in Toscana viviamo forse più in modo familiare, come appunto una realtà amichevole, perché è Unicoop Firenze che è amministrata un po' meno speculativamente di altre coppe come Coop Reno, Coop Tirreno, Coop Adriatica, ma comunque sta facendo tutta una serie di operazioni in contrasto con la sua vocazione originaria di solidarietà e condivisione. Quindi mi piace partire da una cosa che scrive Wolf nel suo libro, che fa parte della nostra storia, perché è Gramsci che critica Feuerbach, cioè Feuerbach dice l'uomo è ciò che mangia, e Gramsci dice la storia avrebbe la sua matrice determinante nella cucina e le rivoluzioni coinciderebbero con i mutamenti radicali dell'alimentazione di massa. Il contrario è invece storicamente vero, cioè sono le rivoluzioni e il complesso sviluppo storico che hanno modificato l'alimentazione e creato i gusti successivi nella scelta dei cibi. Questo mi sembra che sia la chiave di lettura giusta della cosa. E proprio a partire da questa cosa qui e poi seguendo come filo il ragionamento che appunto dicevamo, poteri forti, Coop, qui a Pisa abbiamo un caso che ci sta abbastanza sullo stomaco, di cui ci parlerà Tiziana, e per finire Niccolò invece ci parlerà di un'esperienza che stanno facendo a vicino Firenze, a Mondeggi, che è molto molto interessante, su cui insomma noi tifiamo molto, perché ci sembra una bella esperienza con tantissimi aspetti positivi di cui poi ci spiegherà meglio. Lascerei la parola
a Wolf se vuole partire con una domanda o così a briglia, briglia no, sciolta. C'è una domanda, dopo tanto. Ecco, la contestualizzazione che tu fai è precisa, cioè non si può cambiare un sistema come quello della grande distribuzione, dell'alimentazione, tutte le aberrazioni che ha, se non si punta il dito su chi è causa di questi meccanismi, cioè il sistema capitalistico. Questo era forse il punto di partenza. Ok, intanto grazie dell'invito. Allora, quella cosa che più mi interessava, diciamo che anche mi ha spinto a iniziare questo lavoro sul cibo qualche anno fa, è un bel giorno anche spero a finire, nel senso che è un ciclo che mi sta un po' affaticando, digestivo, un po' lungo diciamo, era il fatto che nel cibo, attorno al cibo, si è realizzata in maniera molto forte quella trasposizione, diciamo, per cui ogni soluzione ai disastri causati dal capitalismo andava portata e andava proposta all'interno del sistema capitalistico, cioè quindi come variazione dei consumi, come modifica dei consumi. Questa è stata come un'operazione che riguarda un po' tutti gli aspetti della nostra vita e che però sul cibo, secondo me, in qualche modo è esemplare. Qualunque cosa possa essere pensata per ricomporre ciò che il capitalismo ha distrutto deve essere pensata all'interno del capitalismo. Allora il cibo, elemento appunto da sempre divisivo per classi, come dire, per situazioni diverse, produttive, eccetera, eccetera, non viene riconosciuto per quello che è, ma si dice che col cibo, scegliendo bene il cibo, quindi scegliendo all'interno del mercato capitalistico, si possono riparare i guasti stessi del sistema capitalistico. È un po' il gioco, io varie volte ho usato l'immagine del barone di Munchausen che si tira su dal suo stesso codino, quindi che sta sprofondando in una palude e si tira su e si salva, anzi salva se stesso, il cavallo che sta cavalcando e che insieme a lui sta sprofondando tirandosi su per il codino. Questa immagine per esempio secondo me è molto calzante rispetto, non so, Carlin Petrini che dice quindi slow food che dice non se ne può più di queste arance raccolte con lo sfruttamento dei braccianti, con lo sfruttamento sotto caporale dei braccianti, sono disposto a spendere di più per avere arance che non siano prodotte dallo sfruttamento dei braccianti. Allora questa cosa qui implica una serie di cambiamenti di fuoco che secondo me vanno riconosciuti. Il primo, che non è banale, anche se a volte passa inosservato, è che l'idea di sfruttamento, che è connaturata al lavoro nel regime capitalistico, viene invece spostata e usata solo per quello che è il super sfruttamento, quello che è lo sfruttamento alle soglie dello sfinimento fisico, no? Quindi è sfruttamento solo da dove sei quasi morto o addirittura muori, come è accaduto a diversi braccianti. E quindi già questo è una prima operazione interessante. Questo è stato molto molto presente, questo tipo di spostamento, in tutto il discorso sul caporalato. Quindi il caporalato va colpito appunto come crimine che eccede il capitalismo e non come sua espressione estrema. E questo è uno. La seconda cosa è il comprare. Quindi per combattere questo super sfruttamento io devo comprare. Quindi già questo è uno spostamento anche incredibile del fuoco, no? Per cui ti dice non è combattere lo sfruttamento, non è costruire una società più giusta, in diversi modi, no? Uno può anche essere estremamente socialdemocratico e riformista e dire è una società più giusta perché ci sono delle buone leggi sul lavoro, dove hai un diritto a una pausa, hai diritto all'attrezzatura, hai diritto alle ferie retribuite. No, non ti dice neanche più questo, ti dice devi comprare un altro tipo di prodotto. Questa qui è l'operazione che sta al fondo del successo, secondo me, di tutti questi soggetti che io analizzo poi nel libro. Poi ce ne sono tanti altri, però quelli che hanno radici, diciamo, nelle varie articolazioni di quello che è stata storicamente la sinistra. E appunto nel mio libro sono Slow Food, Italy e Coop. Non solo,
Quindi radici nel movimento cooperativo, radici nel Slow Food addirittura nasce sulle pagine del manifesto come idea e poi come organizzazione progressivamente, o dall'ARCI anche quando diventa anche ARCI-Gola, e quindi quello è, e Italy addirittura in una certa fase era Farinetti, in una certa fase era insieme a Renzi, forse anche più di Renzi in un certo momento, l'espressione massima di quello che era e che alcuni considerano ancora un partito di sinistra, in ogni caso storicamente erede del più importante, del partito storico della sinistra italiana. E quindi mi interessava analizzare questi perché sono protagonisti di questa doppia torsione, quindi quella che a un certo punto trasforma il lavoro in qualcosa che non ha più a che vedere con lo sfruttamento, a meno che tu non ci rimanga secco, e risolve la questione delle contraddizioni capitalistiche all'interno neppure delle compatibilità socialdemocratiche, ma addirittura all'interno del mercato, del supermercato. Ho legato questa cosa un po' a alcuni aspetti facilmente riconoscibili, che sono appunto quelli della sussunzione nei suoi vari passaggi, quindi della sussunzione di tutto ciò che si muoveva attorno al cibo all'interno di questo discorso capitalistico. Vedo anche nel corso del tempo, sposterei un pochino l'accento, per poi il libro del 2015, quindi sono passati alcuni momenti, sposterei l'accento e introdurrei un altro elemento, che è quello dell'estrattivismo, nel senso che tra le tante operazioni, oltre appunto a usare questi slogan sul cibo sano eccetera eccetera per alimentare un mercato di nicchia, si è proprio anche, come dire, fatto estrattivismo, nel senso che si è usato queste parole, questo immaginario, per costruirci sopra del profitto. Ecco, questa, diciamo, è molto in breve la storia del perché ho pensato fosse interessante raccontare le vicende di Slow Food Italy Coop. Poi ci sono appunto anche aspetti molto più contingenti, che era in quella fase la sovraesposizione mediatica di Farinetti, già passata, devo dire, poi il fatto che stava per aprire Expo è stato anche quello una grande operazione ovviamente economica di legittimazione di una serie di nomi, di personaggi, dandogli parola, quindi di multinazionali del cibo, dell'agroindustria eccetera, che prendevano parola a livello di politica e di cultura sul cibo in maniera mai vista prima, però è stata anche al frattempo un'altra operazione più sottilmente ideologica che legittimava qualcosa di analogo, cioè il fatto che attorno al cibo non solo appunto si dovesse fare estremamente, come dire, in maniera molto, molto forte, marcata, un modello economico pienamente inserito nel capitalismo, ma si inseriva, Expo inserisce un elemento in più che secondo me è interessante, che ha più sviluppi nel futuro, che è quello relativo al rapporto tra cibo e salute. Quindi Expo è interessante anche perché introduce un'ennesima privatizzazione fortemente ideologica, che è quella che ti dice mangia bene così non ti ammalerai. Questo che è un fatto vero, oggettivamente se io mangio meglio mi ammalo meno, sto meglio di salute, però in mano al discorso iperliberista significa tu preoccupati di mangiare bene, e ho già premesso che mangiare bene significa spendere di più, e noi ci preoccupiamo di tagliare il welfare. Esatto. Questa è, come dire, un'operazione convergente che gemma un po' da quel mondo lì, ecco, non c'è ancora perché è stata soprattutto sviluppata nel dopo Expo, però insomma va tenuta presente perché è l'ennesima deriva che nasce appunto dall'idea che tutte le contraddizioni del capitalismo, comprese quelle che viviamo nel nostro corpo, nella nostra pelle, nella nostra quotidianità, vanno risolte all'interno del mercato, il mercato del cibo, il mercato della salute. Questo, diciamo, un po' a livello introduttivo mi fermerò qua. Però volevo farti una domanda su Fico. Come sta andando questo mercato contadino a Bologna? È già un flop?
oppure sta andando, sì, questa fabbrica. Cioè, a quanto pare è già un fallimento, è un modello che, ma in realtà era un modello nato morto, nel senso che i parchi tematici sono in crisi in tutta Europa, in Italia ne abbiamo pochi, ma negli Stati Uniti e nell'Europa del Nord, dove ce ne sono stati di più, a partire da Euro Disney, che è sempre stato in crisi, da quando è nato Euro Disney è in crisi perenne, quindi le operazioni servono solo appunto per... di nuovo fare estrattivismo, prendere dei settori o del parte di ricchezza pubblica, orientarli sul profitto privato e generare un po' di indotto, che non è un indotto occupazionale o lo è in minima parte, ma è soprattutto un indotto di costruzione. Perché poi alla fine, come dice Sole 24 Ore, FICO sì. È soprattutto una grande operazione immobiliare. Lo dice con entusiasmo Sole 24 Ore, quindi quando lo dico loro qualcosa di vero c'è. Però io credo sia un fallimento, sarà un fallimento, però è uno di quei fallimenti che non verranno mai riconosciuti, che non potranno mai essere riconosciuti, e quindi si pomperanno di nuovo risorse, si dreneranno risorse, per esempio si spingerà moltissimo, adesso ovviamente col cambiamento di governo alcune cose può darsi che cambino, anche se l'esperienza Appendino a Torino dimostra che c'è una facile e rapida ricomposizione quando alcune banche a guida spesso PD sono disposte appunto a arrivare a una buona proposta come questa assurda delle Olimpiadi del 2026 a Torino. Però ci possono essere cambiamenti, però l'idea di fondo di FICO era quella che, anche se non funzionava, ci spedivamo forzatamente qualche centinaia di migliaia di studenti ogni anno scolastico, quindi in qualche modo ci si rimaneva dentro. In ogni caso, come dire, l'asset pubblico è stato messo ed erano 55 milioni su 150 investimento ed sono gli immobili. Un sacco di altre decine di milioni sono arrivati da enti previdenziali privatizzati, quindi laddove una serie di professionisti sono costretti a versare una quota previdenziale, lì arrivano i soldi, medici, veterinari, ingegneri, geometri, eccetera, eccetera. Quindi è tutto un mondo che si costruisce attorno a ricchezze che dovrebbero, o sono del pubblico, o erano del pubblico, o dovrebbero confluire nel pubblico. Quindi insomma deve funzionare per forza. E se non funziona, chi ci rimette appunto alla collettività? Esatto. COP a Bologna, e questa è l'ultima domanda che poi ci apre e ci riaggancia a quello che chiederemo a Tiziana, è una presenza automangiantesi, fra l'altro, no? Cioè talmente presente da autodistruggersi. Cioè, che, raccontaci bene il tipo di impatto che ha sulla città. Ma come dire, come sempre quando il capitalismo è attraversato costantemente da scontri interni, ovviamente, quindi il gioco, secondo me, in qualche modo è andato oltre quello che immaginavano, no? Le lenzuolate di Bersani, paladino di recente della sinistra, della sinistra radicale la chiamava Renzi addirittura, le lenzuolate di liberalizzazione di Bersani ovviamente all'inizio hanno favorito gli operatori tradizionali e quindi Coop, che ha cominciato a aprire supermercati veramente a ogni passo nei centri della città, non solo a Bologna, ma in tutti i luoghi in cui era storicamente presente. In realtà però poi ci è voluto poco perché si inserissero altri operatori, per cui è sempre di più PAM, sempre di più Carrefour, quindi a questo punto la concorrenza tra supermercati sta diventando anche, io ritengo, problematica per loro. Cominciano a chiudere centri commerciali che erano stati inaugurati in pompa magna non più di 10-15 anni fa. In Bolognina chiudono le Minganti, che erano state inaugurate, se non ricordo l'anno preciso, ma veramente pochi anni fa, in pompa magna, dicendo: in questo luogo di fatica operaia e di storie operaie apre un nuovo luogo popolare, un centro commerciale. Ed è già fallito. Però, come dire, là il rapporto complesso e organico è totalmente connesso tra amministrazione disurbanistica e capitale della cooperazione e della grande distribuzione organizzata è così forte che mentre chiude un centro commerciale si abbattono dalla parte opposta della strada, si abbattono degli edifici per costruirne probabilmente altri. Quindi evidentemente, diversamente
quello che alcuni ingenui ritenevano nel 2007-2008, la crisi del capitalismo di per sé non risolve nessun problema, anzi rischia di aggravarli, cioè se non c'è un protagonismo sociale di un altro segno non li risolve. Quindi quello che sta succedendo a Bologna è